ATP Challenger di Ortisei, siamo qui nella prima giornata con il tabellone di qualificazioni. Secondo altoatesino entrato in campo, Patrick Prinot, ha giocato benissimo contro il bulgaro Jacek. Sì, ho avuto la fortuna del sorteggio che non ho preso uno dei più forti delle qualificazioni, perché in questi tornei la gente è abbastanza forte e si è potuto approfittare del mio servizio e ho fatto i punti, è andata bene, dai. Abbiamo visto sì un grande chiusura di set con un ace a 193 all'ora, ha sofferto moltissimo il tuo servizio e soprattutto mi sembrava che soffrisse la quota perché non riusciva a prendere le misure con le palle. Sì, lui sbagliava tanto, anche faceva fatica a tenere la palla in campo e non dava ritmo e quindi ho potuto approfittare e fare i punti. Abbiamo visto bellissime palle corte, tue. Sì. Ho fatto due o tre palle corte, anche momenti che poteva anche chiuderla lui, ho fatto due palle corte che sono venute un po' lunghe, magari lì su quei punti poteva essere più deciso lui a chiudere lui il punto, ma ho avuto la fortuna e è andata bene. Dai. Abbiamo visto. E prossimo match ce l'avrei con Bortolotti. Bortolotti, sì. Che ha vinto per ritiro, lo conosci? Io lo conosco tramite il mio allenatore Prader, che magari ci ha giocato qualche volta, l'ho visto giocare e quindi magari sa darmi qualche informazione come giocare. Come atteggiarmi in campo, diciamo così. Ok, allora ti aspettiamo per il secondo match. Speriamo, dai, grazie.